Con l'Eucaristia di oggi, prima domenica di Quaresima dell'anno A, tocchiamo uno dei punti più scoperti della nostra riflessione teologica, della nostra prassi ecclesiale, del nostro evangelizzare le persone. Anni di riflessioni, di encicliche, di apparizioni, abbiamo messo tutto insieme e alla fine che cosa rimane? Secondo me la prima lettura di oggi e il Vangelo possono aiutarci a fare chiarezza, ad una condizione, che non li banalizziamo, perché il racconto della Genesi, così profondamente significativo, l'abbiamo banalizzato come una storia di disobbedienza a Dio per un frutto e il relativo castigo da parte di Dio. E così le tentazioni di Gesù, che vengono sempre lette all'inizio della Quaresima, le abbiamo banalizzate. Facilmente il racconto della caduta dei progenitori, chiamiamola così, e il racconto di Gesù nel deserto, forse dobbiamo raccontarlo in modo differente, non per il gusto della novità, ma perché altrimenti banalizziamo. Mi giro intorno e vedo spessissimo religione banalizzata, perché ciascuno sente Dio dalla sua parte, banalizzata perché al centro ci sono sempre i bambini. Banalizzata perché abbiamo accettato che la rete sociale, il mondo, chiamiamolo come vogliamo, la cultura, ha preso le feste religiose e ne ha fatto delle feste che non c'entrano quasi più niente con quello che esse significavano. Potrei fare degli esempi, ma me ne astengo. E allora ci domandiamo, proviamo a non banalizzare le cose? E cominciamo dalla prima lettura, che ormai è evidente, parla delle tentazioni del serpente, e il serpente non può essere il diavolo, perché quando è scritto questo brano, 450, e forse ha cominciato ad essere raccontato molto prima, ma almeno quando è stato scritto, dopo la distruzione di Gerusalemme e il ritorno degli ebrei che erano stati schiavi a Babilonia, ecco che non c'era ancora l'idea del serpente come il tentatore. Nasce col libro della Sapienza nel 100 avanti Cristo questa idea. E allora chi rappresenta quel serpente? A mio modesto parere, anche alla luce degli studi, è evidente quello che rappresenta. Rappresenta la mente umana, che non si fida anche di fronte all'evidenza, che costruisce attentati alla propria individualità, perché vede sempre le cose dal punto di vista dell'interesse personale e quindi deve cercare complotti, anche quando evidentemente non ci sono. Allora proviamo a raccontare ciò che racconta la prima lettura. Con attenzione, questa narrazione a tanti secoli è stata raccontata da qualcuno e tramandata oralmente. Quando sono tornati gli ebrei da Babilonia, forse avevano cominciato anche quando erano schiavi, hanno cercato non soltanto di organizzare questo discorso, questo linguaggio, questa narrazione, ma l'hanno anche scritta. E che cosa hanno scritto? La cosa più logica di questo mondo. Questo mondo non è nato per caso, non è venuto per qualche oscura manovra di chi non sappiamo. Questo mondo, questo universo, questa realtà è opera di Dio. Naturalmente non obbligo nessuno a credere, ma mi sembra strano che uno possa pensare che sia tutto venuto per caso. Così, senza una motivazione logica. Ed è proprio questo su cui cercheremo di fermarci un attimo, perché molti non credono. In nome di una visione di Dio dove, mi dispiace dirlo senza accusare nessuno, loro si sentono Dio. Quanti umani si sentono Dio e vorrebbero che Dio, visto che può essere come loro, perché Dio è qualcosa di più, allora pensano che Dio non esiste. All'inizio, racconta la Genesi, c'era l'abisso, il vuoto, non il nulla, c'era il vuoto. E in questo vuoto appare qualche cosa che si evolve nel tempo e che a un certo punto permette la nascita di individui non solo dotati di vita, ma anche di volontà, di capacità di scelta, di spiritualità. A questi esseri umani Dio promette felicità e piacere, sì, anche il piacere. I cibi sono buoni, la frutta è meravigliosa, non solo a vedersi, ma anche a gustarsi. Chiede soltanto di non decidere autonomamente quello che è giusto e che è sbagliato, di pensarci, di riflettere, di non credere alle prime parole che appaiono sul giornale o che vengono dette alla televisione, di non gestire la ricerca della verità etica in nome di colui che la racconta, ma casomai di colui che la vive, quella realtà etica. Ecco che cosa ci vuole insegnare questo brano della Genesi.
Naturalmente è un brano maschilista, per cui la colpevole è la donna, e questo è certamente sbagliato, ma questa era la cultura del tempo. Ecco che la donna da sola non è presente neanche Dio, incontra il serpente, la più intelligente di tutte le creature. La mente umana è la più intelligente di tutte le creature. Ed ecco che questa mente pone domande ad Eva. È lei stessa che si pone queste domande. Non le basta quel paradiso terrestre, non le basta la compagnia di Adamo, non le basta la possibilità di mangiare tutto. Tant'è vero che la mente di Eva subito imbroglia la stessa Eva, perché fa dire al serpente: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Cominciamo con le bugie. Dio non ha mai detto che non devono mangiare alcun albero del giardino. Ha detto soltanto, e Eva razionale lo ripete alla propria mente. Sinceramente dice: no, dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma solo di un albero non possiamo mangiare. Quindi la mente insinua: non potete mangiare di niente, niente di quel giardino. E Eva non si sente toccata perché dice la verità: no, no, possiamo mangiare di tutto, ma soltanto di quello dell'albero della conoscenza del male dobbiamo astenerci. Ancora la mente umana, rappresentata dal serpente, pone un'altra domanda. Questa domanda del serpente dice: è vero che non potete mangiare né toccare, altrimenti morirete. Perché, ecco, il tentativo sempre, Dio non ha mai detto di non toccare gli alberi, ma proprio soltanto di non mangiarli. Però la mente cerca di smentire la logica. Ed ecco che questa mente continua: ma no, non morirete affatto. Ormai ha lasciato libero sfogo a queste costruzioni mentali senza senso, dove tu ti senti al centro e ti meravigli che il mondo non ti metta al centro. E difatti il testo dice: Dio sa che il giorno in cui voi ne mangerete, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ma come si fa a credere a questi sofismi assurdi della mente? Oh, quanti esempi storici potremmo fare! Come mai continuiamo a ragionare in modo illogico e poi diciamo che quel modo invece è sensato? È perché fa il nostro interesse. Quando ragioniamo e tutto il ragionamento è in funzione di un nostro benessere bieco, quello materiale, non c'è l'influenza della mente che ti chiede, ti supplica di non smentire il reale, ecco che corre il rischio di andare completamente fuori strada. Ed è terribile che accusi Dio, che accusi gli altri, non accusi mai te stesso. Ed ecco che allora la donna vede che quel frutto è bello, è buono, ma di nuovo la mente gli dice che non soltanto buono e bello, ma è desiderabile per acquistare la saggezza. Sempre questa maledetta mente che si incunea, si infila, e ti dice che quello che hai tutto non ti basta. Ci deve essere qualche altro oscuro disegno perverso di qualcuno che vuole portarti via quello che tu credi di avere. Magari la mente ci facesse capire che c'è qualcuno che ci porta via quello che noi crediamo di avere e ci dicesse invece di ringraziare per quello che abbiamo. È chiaro che a quel punto si avvera la profezia della mente malata di Eva. Anche Adamo ha mangiato il frutto proibito. Naturalmente darà poi la colpa a Eva. È logico, no? Molto logico. In realtà, aver mangiato il frutto, aver disobbedito a chi conosce il bene e il male, perché ti ha dato un paradiso terrestre stupendo, frutta a bizzeffe, serenità, la possibilità di gestire la tenerezza, l'amore e la sessualità col tuo uomo, con la tua donna, è tutto così bello. Tu non devi con la mente guardare il bicchiere mezzo vuoto, si potrebbe dire, devi guardare il bicchiere mezzo pieno, perché non soltanto è vero che è mezzo pieno, ma se guardi bene è traboccante fino all'orlo. E allora hanno aumentato adesso la loro conoscenza, certo, si sono trovati nudi, quindi hanno capito che andare per una strada che è smentire la realtà, alla fine ti trovi nudi. Nella nudità c'è un vantaggio però, che sono obbligati a intrecciare foglie di fico per farsi delle cinture. Quando la mente ti dice cose stupide e tu ti accorgi che sei nudo di fronte adesso alla verità, forse è la volta che la mente ti può aiutare, non tanto a uscirne fuori da questa situazione, ma a correre ai ripari. Ecco il discorso che stiamo facendo, ecco l'importanza del discorso che stiamo facendo, perché abbiamo capito che non c'è niente da banalizzare e che quel brano è davvero assolutamente moderno, attuale.
finché ci saranno gli umani sulla terra, questo messaggio avrà la sua assoluta importanza, purché non lo banalizzi. Così come non devi banalizzare il Vangelo. Il Vangelo non ci ricorda che Gesù è stato tentato da Satana, non ci ricorda che c'è una lotta tra Satana e Dio. Non c'è, non ci può essere, perché Dio è Dio e Satana è una creatura. Ci può essere una lotta tra Gesù uomo e l'avversario di Gesù uomo, Satan, il quale naturalmente fa le domande, forse anche qui è la mente di Gesù, quella umana, che si fa delle domande per mettere in crisi l'identità di Gesù. Forse che qualcuno di noi è immune da queste cose, anche noi non siamo immuni da queste tentazioni. È chiaro, tre tentazioni. Noi siamo fatti di corpo, di mente e di spirito, ed è evidente che la prima tentazione è sulla materia, sul corpo, la seconda tentazione è sulla mente, la terza è sullo spirito. E alla fine, se vinci, e vinci con la parola di Dio, ti ritrovi prima del peccato, perché la tua mente ha chiarificato a te stesso che sei un essere spirituale che sta facendo un'esperienza corporea. E io così intendo le tentazioni. Prima tentazione, di che queste pietre diventano pane, hai fame, dai, fai tutto il possibile, magari con l'aiuto di Dio, di che queste pietre, tu che sei in rapporti ottimi con Dio, di che queste pietre no, dice Gesù, non di solo pane vive l'uomo. La mia Chiesa, ma anch'io, chiunque l'avessimo capito che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non si tratta di fare concorsi dove qualcuno sa di più le parole di Gesù, ma si tratta di capire che finché sapremo le parole delle apparizioni e non sapremo le parole di Gesù, forse stiamo deviando, perché il nostro Maestro è solo Gesù Cristo. Per cui non vuole essere una battuta la mia, ma vuol dire che dovremmo conoscere le parole che Lui ha detto. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ed ecco la seconda tentazione, quella mentale, quella in cui cadiamo tanto noi cattolici, soprattutto chi come me ha lavorato nel campo del dolore, della sofferenza e della morte. La seconda tentazione, Gesù viene portato sul pinacolo del Tempio e sente che qualcuno gli dice, ma non sei Gesù figlio di Dio? Allora buttati giù, il Padre ti aiuterà. E risponde Gesù, non metterai alla prova Dio. Con la nostra mente noi mettiamo sempre alla prova Dio, diciamo perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quest'altro, ma te l'ho detto io di farlo, ma insomma non mi ascolti mai. Ecco che la nostra mente, quando c'è il nome di Dio, improvvisamente impazzisce, perché si sente Dio, farebbe le cose meglio, il mondo andrebbe meglio, è così evidente quello che dovrebbe fare. Ecco il peccato della mente, simile al peccato che pensa Eva, no, non è vero che morite, no, non è vero, anzi diventerete come Dio, vedi la nostra mente. La sua tentazione peggiore è quella di essere come Dio, di credere di essere come Dio, ma non è così. Qual è la risposta di Gesù? Non mettere alla prova il Signore, Dio tuo. Smettiamolo di metterlo alla prova, smettiamolo per favore. Pensiamo che Lui, visto che noi crediamo in Lui, e ci deve onorare, non la smettiamo con queste cose. Perché questa seconda tentazione è quella della mente che si rivolge a Dio rimproverandolo. E difatti cos'è quello che farà tra poco nel racconto con cui concluderemo? Pietro rimprovera Gesù. Ma come possiamo con la nostra stupida mente che smentisce il reale? Perché ci fa credere Dio e ci fa diventare coloro che lo criticano. Quasi che noi faremmo meglio di quello che fa Lui. E poi c'è la terza tentazione, è quella spirituale. Lo porta su un grande monte e gli dice, guarda la gloria dei potenti, i regni del mondo e la loro gloria. Guarda, se tu prostrato mi adorerai, io ti do tutto. La tentazione più grande nostra è quella del potere, di avere il potere su tutto. Se la nostra mente vuole avere il potere su Dio, il nostro spirito, noi crediamo di essere spirituali, e lo siamo, ma non abbiamo ancora capito che ingabbiati nella mente e nel corpo, facciamo passare per spirituale quello che invece è soltanto arroganza e superbia. Uno spirito, Gesù ce lo ha ricordato in tutte le maniere, se è tale, deve capire che deve servire, non che deve avere potere.
Il racconto mitico, secondo me, assolutamente mitico, della ribellione di Lucifero e dei suoi compagni, non è proprio questo. Loro, esseri spirituali, figurati se non conoscevano Dio dal punto di vista dello spirito, erano esseri spirituali, non erano materiali, eppure si ribellarono per arroganza e superbia. Noi che siamo anche materiali, che quindi siamo più portati a recriminare per la nostra situazione difficile, figurati se anche noi, quando ci pensiamo come spirito, non affrontiamo la realtà con arroganza e superbia. È quella di Pietro, che appena è stato fatto Papa, appena Gesù ha detto: è Dio che te lo ha rivelato. Vedete quanto è importante fare questo paragone, è Dio che te lo ha rivelato. Passano pochi minuti e Gesù a Pietro, che gli dice: no, no, tu non muori, non te lo concederà Dio, Dio ti preservi, vedi che comanda Dio. Gesù risponde: mettiti dietro a me, Satana. Vedete che la tentazione che ha riguardato Gesù è la stessa che ha riguardato Pietro, è la stessa che ha riguardato Pietro, mettiti dietro a me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora, prendiamoci una volta per tutte la responsabilità del pensare secondo gli uomini e non secondo Dio. Prendiamoci questa responsabilità. Pensiamo che Pietro, Gesù, gli ha appena detto: guarda che è il Padre che ti ha fatto conoscere la verità che tu mi hai proclamato, ma basta che io parli di sofferenza o di croce e subito tutto crolla, perché noi vogliamo il potere, la gloria. Invece la sofferenza, i limiti, sono proprio come il servizio, qualcosa che ci colloca nella realtà. E allora concludo, smettiamola di prendere in giro la nostra fede, perché la possiamo valorizzare a condizione che seguiamo quel maestro, il quale ha fatto l'esperienza della materia. Ha avuto una mente tentata come tutti, ma si è ricordato che era spirito e che quindi chiunque non vuole credere di essere spirito si sente chiamare Satana e si sente messo a dover fare una cosa. Questa è la condizione: mettersi dietro di lui. È l'unica strada che abbiamo davanti.